Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio riprendere i video dedicati alla storia della divinazione. Io ero molto indecisa se riprendere o no questo genere di video perché so che interessano soltanto ad una nicchia di persone, quindi so già che probabilmente avranno poche visualizzazioni. Però ho fatto anche dei sondaggi. Uno l'ho fatto sul mio canale YouTube nella sezione community, uno l'ho fatto su Facebook nella mia pagina dedicata al canale, l'Angolo degli Arcani, comunque la trovate in descrizione se vi interessa. E poi un altro sondaggio ho pensato di farlo partire su un gruppo Facebook dedicato alle arti divinatorie, alla cartomanzia, all'esoterismo. Insomma, sono iscritta a questo gruppo da un bel po' di tempo e ho pensato di lanciare questo sondaggio. E devo dire che tutti e tre i sondaggi hanno avuto delle risposte positive, perché poi la maggioranza di persone che hanno partecipato hanno votato per il sì, e quindi ho deciso appunto di riprendere con questi video. Però chiudiamo le premesse e arriviamo subito al dunque. Quindi comincerete a vedere appunto una serie di video dedicati alla storia della divinazione con un ritmo probabilmente molto lento perché sono video lunghi da preparare, quindi mi ci vorrà un bel po', però comunque con calma, se avete pazienza, li vedrete arrivare sul mio canale. E oggi parliamo in particolare della Mesopotamia e di come in questa terra ci siano le origini di quella che è la divinazione occidentale, però andiamo con ordine. Molte opere dedicate alla divinazione hanno origine dalla scoperta di biblioteche degli Assiri e dei Sumeri, e queste biblioteche erano tutte dedicate alla divinazione. Infatti, da queste opere sembra che le arti divinatorie occidentali abbiano in qualche modo origine dai popoli mesopotamici. Però cerchiamo un momento di ricostruire la storia. Intanto la Mesopotamia è una terra il cui nome significa tra i fiumi, che si trova tra il Tigri e l'Eufrate, e in particolare si trova, si estende, diciamo, nei paesi Iraq, Siria e Turchia occidentale. In questa zona, a partire dal 3200 a.C., si sviluppò la civiltà sumera. Poi alla civiltà sumera seguirono gli imperi babilonese e assiro. I babilonesi, in particolare, tra l'anno 1890 e 1590 a.C. e gli assiri tra il 1366 e il 611 a.C. Dalla civiltà sumera di Uruk derivano i primi documenti scritti della storia umana. Si tratta di tavolette di argilla scritte con caratteri cuneiformi che risalgono al IV millennio a.C. Inoltre, tra il 1790 e il 1686 a Babilonia è stato scritto il primo sistema di leggi, il codice Hammurabi. Ma la cosa interessante è che durante alcuni scavi, alcune ricerche che sono state fatte appunto nella terra di Mesopotamia, sono emerse delle vere e proprie biblioteche comprese tra il periodo che va dal 2000 al 1000 a.C. I testi sono stati analizzati ed è venuto fuori che i popoli mesopotamici erano molto interessati ai movimenti astrologici, ai sogni, al comportamento umano e a tutto quello che riguarda in qualche modo i fenomeni naturali e come questi fenomeni naturali hanno influenza sulla terra, sulle cose comunque quotidiane. Quindi erano veramente molto interessati a questo. Tutto questo aveva causato una serie di credenze basate sulle arti divinatorie che venivano praticate da specialisti che venivano chiamati appunto consulenti. E sempre sulla terra di Mesopotamia fu ritrovata una vera e propria enciclopedia della divinazione, proprio perché questi popoli avevano tutto questo interesse appunto per le arti divinatorie, avevano nel tempo creato dei documenti e quindi è una scoperta che è stata interessantissima per chi si occupa di storia della divinazione, perché siamo in qualche modo venuti in contatto con una vera e propria enciclopedia della divinazione, ma risalente all'epoca della Mesopotamia, quindi un documento storico veramente di raro valore. Tra le opere ritrovate, la più importante si chiama Summa Ari, che è una vera e propria enciclopedia della divinazione, che contiene circa 10.000 oracoli.
Sono 107 tavolette che trattano degli argomenti specifici. I temi trattati in questa enciclopedia riguardano in particolare l'influenza dei corpi celesti sul terreno, le eclissi sia solari che lunari, i fenomeni meteorologici, i minerali, i vegetali, i sogni, alcuni presagi che derivano dall'osservazione di animali, quindi ad esempio il volo degli uccelli. Questi presagi però assomigliavano molto a quello che oggi verrebbe definito come un semplice fenomeno di superstizione. Ad esempio, uno dei presagi famosi era: se un cavallo entra in casa di una persona e morde qualcuno, il padrone di casa morirà. Quindi diciamo che più che un presagio era una credenza, una superstizione. Però loro comunque osservavano il comportamento degli animali e in base a quello che gli animali facevano, creavano appunto questo tipo di credenze. Poi esaminavano anche il comportamento umano all'interno di determinate situazioni, quindi osservavano come una persona camminava, come parlava, come si muoveva, che tipo di espressioni faceva. Quindi erano veramente molto sofisticati nelle loro ricerche, nei loro esami appunto di tutti questi fenomeni. Hanno scritto tutto su queste tavolette di argilla e le hanno appunto tenute tutte insieme come una vera e propria enciclopedia delle arti divinatorie. Tutto questo ovviamente veniva esaminato e studiato perché era considerato fonte di presagio, quindi un modo per controllare il futuro, per poter agire in qualche modo sul futuro. Ed è un po' il motivo per cui nasce l'esigenza nell'uomo di predire il futuro. Io questo l'avevo detto nel primo video dedicato alla storia della divinazione. Quelli sono video molto vecchi, quindi anch'io ho un atteggiamento molto diverso, molto più, diciamo, timido, tra virgolette. Però i contenuti comunque sono interessanti perché vi spiegavo proprio da dove nasce l'esigenza dell'uomo di predire il futuro. Era nata appunto proprio per poter avere un controllo su determinati eventi. I popoli della Mesopotamia esaminavano anche i sogni, perché anche questi venivano considerati una fonte di presagio. Esisteva addirittura un'opera che era composta di 11 tavolette che venivano conservate in una specie di astuccio, e su queste tavolette c'erano praticamente dei modi per esorcizzare determinati effetti negativi derivanti da un particolare sogno. Quindi, ad esempio, se una persona ha sognato una determinata cosa, per annientare l'effetto nefasto di quella cosa, magari doveva mettere in atto un determinato comportamento, svolgere un determinato rituale. Tutto veniva contenuto appunto in queste 11 tavolette. Inoltre, in Mesopotamia esisteva un'arte chiamata cronomanzia, ossia utilizzare il tempo come strumento divinatorio. In altre parole, c'era la credenza che alcune giornate o alcuni momenti particolari fossero propizi oppure non propizi per lo svolgimento di determinate azioni. Quindi era un po' come un almanacco, e infatti in quel periodo esisteva una specie di almanacco in cui venivano indicati tutti quei giorni che erano considerati propizi, quelli neutri e quelli a sfavore di determinate cose. Ad esempio, il 19 di aprile era considerato giorno di collera e sconsigliato per qualsiasi tipo di azione, quindi c'era una sorta di almanacco, di calendario che andava ad indicare appunto come muoversi e quando fare o non fare determinate cose. Come avete potuto constatare, sembra che le arti divinatorie occidentali, o comunque alcune delle arti divinatorie occidentali, abbiano appunto origine nella terra di Mesopotamia. Io per questo video mi fermo, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, se vi interessa questo tipo di argomento continuate a seguire la playlist dedicata alla storia della divinazione, perché ogni tanto cercherò di caricare dei video appunto su questo argomento. Io vi aspetto alla prossima e vi mando un bacio enorme.